gran galà del Futsal Pontino, è la notte dell'eccellenza, è la notte delle stelle, o meglio, in tre sole parole, lo Star Game. A scendere in campo nella seconda edizione di questo evento, organizzato da Mondo Futsal, i migliori giocatori dei due gironi di Serie D del capoluogo pontino, che si daranno battaglia in tre tempi da 20 minuti ciascuno, con un solo obiettivo, divertire divertendosi. Dal Pala Carucci di Terracina, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Cercheremo adesso di capire di chi si tratta. Attenzione, intanto il sinistro, chiamato in causa Noli, cercato il tracciante centrale per Bolla. Bellissima intanto la parata di Cacciotti. Allora riparte Bolla. Bel passaggio da parte di Bolla per Frattarelli. Chiusura da parte del portiere del Nord Pontino. Sinistro intanto da parte di Bolla, pericolosissimo. Molto ritmo in questa sfida. Adesso c'è ancora Conte e l'incredibile errore a due passi da parte di Caiola. In rete questi calci d'angolo, il sinistro interessante, parata di Pellitta e poi la traversa che viene scossa da questo proiettile che è stato scoccato da Bolla. Pallone intanto sbagliato di Caiola, non è una grande serata da parte di Caiola. Contropiede e il sinistro cacciato male questa volta a Monteforte. Parte proprio Monteforte, tiro insidiosissimo che viene contenuto nel calcio d'angolo da Cacciotti in questo terzo tempo. Nel primo tempo aveva sicuramente dato un suo ottimo contributo, anche in questo caso caro tenuto ha provato l'affondo sulla sinistra. Altro pallone, gol, bellissima esecuzione da parte della formazione del Nord Pontino che è andato a segno con Scarpetti, numero 11. Adesso il Sud Pontino deve recuperare due gol, non è affatto facile, sta maramaldeggiando e va anche al capolinea adesso il numero 6 Marcelli, autore di una doppietta. Potrebbe trattarsi di Saccucci, ma intanto seguiamo questa azione. Il destro intanto pericolosissimo, sempre il Nord Noli, ancora un bel sinistro che è stato scoccato da Bolla e l'ha piazzato molto bene. Non è però finita perché c'è Corbi adesso che prova a sfidare nell'uno contro uno e colpisce il palo, bravissimo Corbi, raffinata. Ma la partita non è ancora finita e qui però si divora letteralmente il gol del 4-2. Noli, Venturiello costretto a indietreggiare poi da questo pallone in profondità a Lorello, il tiro di Lorello e gol dalla barriera Murzilli. Parte il calciatore con la maglia rossa, un'azione abbastanza complessa e poi un fallo di mano con Bolla e si oppone alla grande Pellitta, bravissimo. Mentre finisce il match, finisce questo bellissimo evento targato Mondo Futsal, ha fischiato l'arbitro Capuzzo. Risultato 5-1 a favore della squadra del Nord Pontino. Per il momento è tutto. Un ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e da Matteo Arena che ha effettuato le riprese di questa manifestazione.